Sia lodato Gesù Cristo. Vivere secondo il Vangelo, secondo le parole di Gesù, se noi le prendiamo sul serio o abbastanza letteralmente, è sicuramente impegnativo se non impossibile. Bisogna comunque considerare che la nostra cultura negli ultimi secoli, e specialmente negli ultimi anni, si è fatta molto, molto distante da quello che è lo spirito del Vangelo. Per cui tendiamo a ridurre, minimizzare le richieste e gli insegnamenti di Gesù, a reinterpretarli, ad aggiustarli in qualche modo a quello che sono le nostre esigenze, che la cultura, il modo di vivere, la società, le ideologie anche, spingono a vivere, a credere, a realizzare. In particolare, vivere senza pensare e preoccuparsi del domani vuol dire andare contro quello che è la nostra cultura, specialmente occidentale, ma non solo, di organizzazione della vita politica, sociale, economica, sia collettiva che individuale, in modo tale da poter garantire non solo la sopravvivenza, ma anche la possibilità di avere mezzi a disposizione, sicurezza e controllo della situazione, controllo della vita individuale, la nostra, controllo della vita collettiva, cioè da parte di stati sovrani che cercano di controllare tutto quello che è il movimento, la vita all'interno del proprio paese, quando questo poi non accade anche per altri paesi. Il controllo dunque assoluto delle nostre giornate, delle nostre risorse, delle nostre possibilità e l'indirizzo che viene dato adesso è la caratteristica della nostra cultura. Lontanissimo dunque dall'insegnamento di Gesù che dice non preoccupatevi per il domani, non preoccupatevi di quello che mangerete, di quello che vestirete, perché il Padre vostro che è nei cieli, che assiste tutto il creato, non fa mancare a voi nulla, perché voi valete molto di più di quelli che sono gli animali e le bestie selvatiche. Affidarsi alla provvidenza di Dio in qualche modo sembra un incitamento a non lavorare, a non pensare, a rimanere nell'inerzia. Normalmente si oppone a questo tipo di pensiero di abbandono alla provvidenza con espressioni che dicono, che affermano che noi abbiamo avuto energia, mente e cuore da Dio per poter farlo realizzare. Dunque nelle nostre mani è messa tutta la responsabilità. E la risposta c'è, ma è difficile da realizzare. Dio ci dà mente, cuore, forza per realizzare le cose, i progetti, ma in ordine alla sua volontà e al bene delle anime. La condizione infatti per avere tutto da Dio, quello che serve per vivere, è avere un'altra priorità, che non è la vita materiale. E qui sta il punto. È proprio una questione di priorità. A noi non basta avere qualcosa per sopravvivere e per poter vivere su questa terra, a noi interessa vivere bene e vivere con mezzi numerosi, abbondanti, sicuri, che tolgano ogni ansia, ma soprattutto ci rendano capaci di fare quello che vogliamo nel surplus dei nostri desideri. Non è la vita semplice, sobria, la sopravvivenza, ma è l'abbondanza quella che noi cerchiamo. Mentre invece Gesù invita alla sobrietà per non attaccarsi a questa vita e cercare invece il regno di Dio e la sua giustizia, che è molto di più che non sperare nei beni promessi nella vita di là, perché in questo modo noi possiamo dire e fare in modo che questa vita sia sufficientemente occupata nel modo in cui si è detto, e poi, dopo, ci sarà il regno dei cieli, che rimandiamo a un dopo,
Ma qui e ora noi viviamo e cerchiamo di vivere nella pienezza, nell'abbondanza, nella sicurezza e nello spreco. Quello che invece Gesù dice è non solo sperare nei beni futuri, ma operare qui sulla terra per il regno di Dio e la sua giustizia. Dunque il nostro lavoro, che viene retribuito da Dio con i mezzi che sono necessari, è il lavoro non individuale di godimento della vita materiale, ma è il lavoro per il regno di Dio, che vuol dire che il suo spirito, la sua conoscenza, il suo amore vengano conosciuti dagli uomini, accettati, seguiti e incarnati. Noi siamo dunque coloro che devono portare in sé il regno di Dio, cioè la sua presenza, la sua volontà, e noi a servizio della sua volontà e la sua giustizia, non la giustizia umana, ed è una giustizia superiore, per poter spargere nel mondo questo tipo di luce, questo tipo di regno, questo tipo di giustizia. Una giustizia che rispetta la persona che è chiamata a vivere per l'eternità. Una giustizia che ama le persone in qualsiasi momento della loro vita, dallo stadio iniziale a quello finale, e la orientano, li orientano per la vita eterna, la vita di santità, la pienezza di vita con lo Spirito Santo, dove le persone sono persone, non numeri, dove le persone valgono in quanto sono di Dio e non semplicemente funzioni di una società che deve produrre, consumare ed eliminare quello che invece non produce, non consuma. Vediamo gli spettri dell'aborto e dell'eutanasia diventare sempre più dominanti, proprio perché al centro non c'è il regno di Dio, la giustizia, che interessa ogni persona. Dunque, se noi cerchiamo il regno di Dio, noi siamo immersi nella sua volontà, nella sua giustizia, e tutte le opere di iniquità, di ingiustizia sulla terra vengono, se non eliminate, sicuramente evitate, perché noi cerchiamo altro. E questa vita serve per entrare in un'altra dimensione, che si prepara qui, si semina qui. Si fa qui la giustizia di Dio, per accogliere però nei granai del cielo. Dio vi benedica.